città, via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago su queste mappe. I passanti quanto sono brutti, io sto in guerra contro quasi tutti. Oggi 12 settembre, giornata europea di azioni e di solidarietà verso i rifugiati e le rifugiate. Oggi in tutta Europa presidi, cortei, mobilitazioni per dire chiaro che i rifugiati, che i profughi e i migranti che scappano dalle guerre che l'Europa ha prodotto sono qua i benvenuti. Chi non è benvenuto invece sono coloro che continuano a farci credere che la situazione di crisi che stiamo attraversando tutti quanti si possa risolvere in una guerra fra poveri. Ripetuto prima, di nuovo vorrei ripetere, è direttamente ai capi europei, direttamente alla Commissione europea. Voi che avete diviso il nostro territorio dei curdi a quattro parti, siete responsabili della nostra situazione attuale. Oggi di nuovo il popolo curdo viene massacrato sia in Turchia, una Turchia che fa parte della Commissione Europea, vi ripeto, stiamo parlando di uno Stato, un governo che fa parte della Commissione Europea, cioè viene definito come un governo, un paese democratico. Avete visto il corpo del bambino di Aylan sulla spiaggia turca? Quel bambino e tutti i curdi sono vittime di questo gioco europeo. Questa situazione dei immigrati nei confini sono i confini che sono stati creati negli ultimi 100 anni dagli occidentali, sono i confini che hanno diviso proprio l'umanità, perché oggi c'è una questione dell'umanità, della coscienza. Dobbiamo decidere veramente da quale parte stare. Dobbiamo creare una solidarietà internazionale. Dobbiamo gridare dicendo no guerra. Sai che prima la forza è la parte, questo è il tempo di guerra.